Benvenuti. Oggi io voglio fare un video in cui voglio far vedere un altro modo di chiusura del progetto. Questo è anche questo un modo semplicissimo per chiudere le maglie, però stavolta faremo con un accavalcamento delle maglie. Allora, iniziamo. Allora, guardate, io faccio così, parto fin dalla prima maglia, facendo una lavorazione per il diritto della prima maglia, vedete, la lascio lì. Subito dopo vado a lavorare la seconda maglia, vedete, e ora devo fare questa cosa. Devo prendere la prima maglia che ho fatto e accavalcarla sopra la seconda. Guardate, guardate, faccio la cavalcata della seconda. Così facendo ho una diminuzione, ma ho una chiusura, vedete? Ora faccio la lavorazione della successiva maglia per il diritto che ho, ecco, guardate, torno a riprendere la maglia che si trovava prima sul ferro di destra e torno a farla accavalcata su questa nuova maglia, vedete? Questa nuova maglia ora rimasta sul ferro di destra e ha questo accavalcamento sopra di lei. Ora faccio un'altra lavorazione per il diritto normalissimo della maglia successiva, ecco. Ora torno a riprendere la prima maglia che sta sul ferro di destra e faccio la cavalcata. Vedete? Semplice, semplice. Ecco. Torno a rifare la stessa cosa. Faccio una lavorazione per il diritto, vedete? Normale. Ora vado a prendere la maglia che si trova sul ferro la prima maglia che si trova sul ferro di destra e faccio a cavalco la maglia appena fatta. Eccola qua. Di nuovo la stessa cosa, guardate, faccio questa lavorazione a cavalco con la maglia che si trova già la prima. Ecco, guardate, questo così si farà tutto il ferro. E si crea questa trecentina, anche in questo caso si crea la trecentina molto carina, ma leggermente più strettina. Vedete? Però anche questo è un bel metodo per fare la chiusura del progetto. Ok. E così vedete, di nuovo a cavalco con la prima. Eccoci qua. Poi di nuovo una lavorazione per il diritto normale a cavalco. Faccio questa accavalcata della maglia. Sempre la stessa. E così tutto il ferro è lavorazione per il diritto normale a cavalco con quella prima. Vedete? Quindi noi togliamo, ogni volta che lo facciamo, togliamo la maglia precedente. Vedete? Ora faccio la lavorazione. Normale, poi a cavalco ed ecco ancora. Finisco il ferro. Qui a volte può essere che scappa. Allora, di nuovo la stessa cosa. Ed ecco un'altra, anche qui, anche la ultima, guardate, faccio la lavorazione a cavallo con l'ultima, ed ecco, abbiamo fatto la chiusura del nostro campioncino nel momento in cui creeremo un progetto del nostro progetto. Vedete, è molto bello anche questo perché comunque ha sempre questo bel effetto con la trecentina sopra e lo potete tranquillamente, potete applicare quello con quale vi trovate meglio. Anche qui la stessa cosa, per fare ultimo dobbiamo tagliare il filo e poi farlo passare dall'asola, stringere e fare un nodino, così terrà tutto semplice, tutto insieme e non ci fa scappare nessuna maglia.
Spero che questo video vi è stato utile, che vi è piaciuto. Grazie di esserci rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo tutorial.